Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta sul canale 640 del Digitale e sulla nostra pagina Facebook. E diamo il benvenuto allora ai nostri ultimi ospiti di oggi, Andrea Caserta, CEO di Everell Group, e Valeria Zampieri, Group HR and Communication Director di Everell. Benvenuti. Grazie. Grazie. Buongiorno. Allora, dunque, innanzitutto partirei parlando di Everell, insomma, di cosa si occupa l'azienda? L'azienda Everell è un'azienda che si occupa di componenti elettrodomestici. Siamo presenti nelle case degli italiani, la stregua di una ben nota altra marca di cucine. Non vogliamo rubare però lo slogan. Ah, certo. Ma siamo presenti negli elettrodomestici. Siamo basati a Valigia sul Mincio, abbiamo una filiale in Germania e una in Romania. E hanno consolidato delle attività verticalizzando i processi produttivi in modo da realizzare i nostri prodotti in filiera. I nostri clienti sono i grandi brand e anche i piccoli brand, forniamo gli elettrodomestici, quindi dei grandi e piccoli elettrodomestici, con estrema soddisfazione e riconoscimento da parte della clientela. Chiaro. Bene, ecco, diciamo che abbiamo un quadro completo, siete ben radicati sia nel territorio italiano che poi anche all'estero, quindi ecco. E una cosa molto importante però è che il 12 ottobre avete dato vita, avete presentato, inaugurato l'E-Lab. Ecco, innanzitutto andrei a chiedere un attimo a Valeria di cosa si tratta. Allora, E-Lab è una vera e propria casa delle idee che abbiamo appunto inaugurato il 12 ottobre, fortemente voluta e realizzata quantomeno nelle nostre teste a livello di pensiero mentre eravamo in pandemia. È stato il momento in cui ci siamo detti che dovevamo reagire con forza e che era necessario fare qualcosa di diverso. Da questo pensiero è nata E-Lab, che è la concretizzazione di un percorso di innovazione strategica che in azienda sentiamo fortemente e che pensiamo ci assicuri il futuro di Everell. Chiaro, ecco, e appunto innovazione strategica, e parliamo anche di disruptive innovation. Ecco, una parola anglofona, però insomma, cosa si intende con disruptive innovation? Allora, detto che io detesto le parole anglofone, quindi parlerei di innovazione strategica. Noi abbiamo fortemente voluto fare un processo di innovazione che non fosse solo quello tecnologico, che fa comunque parte di un percorso di innovazione, ma per noi l'innovazione è un cambiamento culturale, è un comportamento, è una modalità di pensiero. Per noi l'innovazione strategica, per Everell, è la disobbedienza che va a buon fine. Chiaro, è molto interessante come concetto, come filosofia. Ecco, perché è importante anche parlarne e è importante anche dare spazio a questo tipo di concetto? È importante perché un'azienda che non innova, che non coltiva la capacità di saper innovare, è un'azienda che probabilmente non avrà un futuro. Sono tempi frenetici. Un anno la pandemia, quest'anno la crisi delle materie prime, l'anno prossimo chissà, se non si è attrezzati soprattutto a livello di cultura organizzativa si rischia di scomparire e noi questo non lo vogliamo assolutamente. Chiaro. Ecco, Andrea, invece per quanto riguarda il futuro di Everell Group, insomma sicuramente c'è tanto lavoro in cantiere. Il lavoro in cantiere è tanto, sicuramente, sia sul canale tradizionale. Quindi mantenere e sostenere e alimentare quello che è il nostro core business. Ma in parallelo E-Lab serve per dare stimolo al nostro incubatore di idee. Ci stiamo muovendo su dei filoni molto chiari. Uno è prettamente quello di portare con questi nostri giovani, che sono neofiti, non conoscono il settore dell'elettrodomestico, portare idee, principalmente idee che poi devono diventare progetti e poi di conseguenza prodotti per le nostre fabbriche, ad appannaggio dei nostri clienti nel core business e nei settori adiacenti e poi sognare ulteriormente. Quindi sono tre le linee di crescita che auspichiamo vedere anche gestare dei progetti dal 12 ottobre ad oggi. Non ci siamo, però ci sono già delle idee concrete su cui andremo a lavorare e dove il nostro comitato di indirizzo strategico si dovrà poi esprimere per
sostanzialmente finanziare queste nuove iniziative che andiamo a portare, però l'obiettivo è: cari clienti, noi vi daremo soluzioni ai bisogni che ci conclamate, ma facciamo un passo oltre, cercheremo di interpretare quelle che saranno le esigenze del futuro, allargando le applicazioni dei nostri prodotti con nuove funzioni e poi incominciare a andare oltre ancora, sognare qualcosa di più e coinvolgere, interessare il mercato, quindi i nostri interlocutori, che sono soggetti qualificati, altamente professionali, con uffici studi, uffici di ricerca e marketing all'avanguardia, per cercare di stimolare e portare nuove idee. Beh, insomma, è un bel progetto. Insomma, quanto tempo richiederà questa cosa? Beh, insomma... Su che lungo periodo? No, l'arco temporale nostro è 3-5 anni. Tipicamente si fanno i piani industriali a 3 anni. È già difficile centrarli, a 5 anni poi è un'impresa. Però siccome ne facciamo impresa, intrapresa, ecco che lo prendiamo con entusiasmo ed è sfidante, mettiamo tanta energia e tengo a precisare, è trasversale e abbiamo trasversale e verticale, nel senso che abbiamo coinvolto tutte le maestranze dal vertice al basso e trasversalmente tutte le funzioni. Quindi il successo di Elab è un successo dell'azienda e di tutti coloro che ci lavorano dentro. Beh, insomma, veramente un bel progetto e io vi faccio il mio in bocca al lupo, insomma, perché possa andare tutto a buon fine. Grazie, crepi il lupo. Esatto. Viva il lupo! Allora, c'è chi dice crepi, chi dice viva, va bene lo stesso, l'importante è che, insomma, si riesca ad arrivare a buon fine a questo progetto, che vada tutto in porto, insomma. Io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti oggi, è stato davvero un piacere. Grazie e alla prossima. Grazie a voi. Benissimo. Nuovo, arrivederci. E adesso spazio alla musica, grazie per essere stati con noi e a una nuova puntata di Buongiorno Verona Live.